Buon salve people, bentornati sul mio canale, io sono sempre il vostro Walker di fiducia. Eccoci oggi a un nuovo appuntamento di Xbox News, dove andremo a fare un comodo recappino di alcuni titoli le cui date di release sono arrivate oggi per magia sulle pagine di Xbox Wire. E insieme ci sono altre cose di cui parlare alla fine, Quindi guardate fino alla fine del video. Detto questo, non indugiamo oltre, let's go! Benissimo people, partiamo immediata subito dalla notizia che mi ha dato questa idea appunto per questo video, ovvero quattro titoli annunciati tramite il programma ID at Xbox che arriveranno nell'immediato futuro, nel prossimo futuro. Alcuni riguardano il mese di aprile nello specifico, due di questi, e due di sempre di questo lotto di quattro titoli usciranno nell'arco della primavera del 2023, quindi da marzo fino a giugno, quindi una finestra temporale a strettissimo giro arriveranno, insomma bisogna incominciare a prepararsi. Il primo del lotto è Everspace 2 e uscirà il 6 aprile, per la gioia di tutti coloro che stanno aspettando il seguito dai tempi di Everspace 1. Ci sono voluti un 5 anni più o meno per fare il seguito ed è assolutamente un titolo di primissimo livello, uno shooter spaziale dove a bordo della nostra navicella dovremo esplorare lo spazio, gli anfratti più remoti dell'universo. Il secondo, con una data fissata, nella fattispecie il 27 aprile, uscirà The Last Case of Benedict Fox, un metroidvania con una direzione artistica super coinvolgente, con quel taglio un po' lovecraftiano, un po' oscuro ma anche estremamente intrigante e croccantino come sempre. Quindi questo è un titolo super consigliato per tutti coloro che come me sono legati un po' alle tradizioni del mondo videoludico, che reinterpretate in questa chiave moderna e convincente da un punto di vista artistico potrebbe rappresentare una piacevole sorpresa indie presente sul Game Pass. Quindi ovviamente in quel di aprile già solo questi due sono estremamente croccanti. Gli altri due titoli che arriveranno nella primavera del 2023 sono Planet of Lana e Lightyear Frontiers. Il primo, Planet of Lana, è un'avventura con una forte componente narrativa dove saremo appunto Lana in un mondo estremamente lussureggiante e rigoglioso, infra foreste, campi, insomma ad ampio respiro, con grande contatto della natura. Ci troveremo a ricercare la nostra sorella rapita da una specie di esercito di macchine che hanno invaso proprio il nostro pianeta. Il secondo, Lightyear Frontier, è un titolo che mi ha catturato sin dal suo annuncio, anche per l'impatto visivo particolarmente interessante, dove saremo un mech sostanzialmente e dovremo sviluppare, far crescere la nostra fattoria, quindi costruzione di edifici, la solita storia, quindi realizzazione di alcuni lotti di terra nei quali coltivare determinati tipi di colture, la gestione insomma di tutto quello che riguarda il mondo rurale a 360 gradi, e sarà possibile giocarlo anche in cooperativa con altri tre amici, quindi una partita in co-op con quattro giocatori. Un titolo che forse nelle sue meccaniche potrebbe non brillare di originalità, ma che ho trovato estremamente convincente proprio da un punto di vista di realizzazione tecnica. Il fatto di unire i mech con l'ambito del farming è abbastanza inusuale se vogliamo, quindi gli do il beneficio del dubbio e proprio in virtù di queste sue peculiarità lo proverò senz'altro. Continuiamo però sempre parlando di giochi. Il giorno 24 febbraio sarà disponibile un ulteriore demo per Wulong Fallen Dynasty, il titolo di Koei Tecmo che arriverà all'interno dell'ecosistema di Xbox e sul Game Pass al Day One il giorno 3 marzo. Questa demo sarà completamente giocabile e i progressi che otterremo all'interno di questa demo verranno portati poi nella versione finale, quindi sostanzialmente è una sorta di early access. Se verrà completata tutta questa demo, ci verrà regalato un oggetto che potremo avere nella versione definitiva del gioco, quindi un piacevole ingresso, diciamo un regalo introduttivo per tutti coloro che aspettano Wulong Fallen Dynasty e avranno la possibilità di giocarlo con un po' di anticipo, una settimana circa. Ottima sorpresa, bel colpo. Il video tecnicamente dovrebbe concludersi qui perché non ci sono altre notizie per quanto riguarda le release date, ma vorrei fare un appunto. Mi capita sempre più spesso di trovare nella zona dei commenti la solita, diciamo, piccola schiera di detrattori che in qualsiasi caso vogliono
esprimere la loro perplessità nei confronti dell'ecosistema di Xbox per la mancanza di quel determinato tipo di prodotto, di quel determinato tipo di servizio, ed è una cosa che è più che legittima. Anch'io ci sono passato e ci sto ancora passando per la mancanza di alcune feature che secondo me sono di centrale importanza e che latitano ancora e che vorrei vedere arrivare prima possibile. Ci sta, chiaramente il mondo del videogame è fatto anche di desideri, di speranze per noi giocatori, dove ognuno di noi vorrebbe vedere arrivare il prima possibile la feature o il gioco dei suoi desideri. Ci sta, è assolutamente comprensibile. Però spesso e volentieri nell'ultimo periodo sento un po' troppo la gente essere delusa da eventuali rinvii, da eventuali date non confermate, dal fatto che Xbox non abbia i giochi e tanti meme che si sono sprecati nel corso degli anni, in mancanza di una release date di Starfield, che davvero sembra essere l'unica cosa che conta per l'ecosistema di Xbox, ci dimentichiamo di quanta roba ci sia da giocare nei prossimi, anche solo nei prossimi 5 mesi. Se dovessimo contare, infatti, da gennaio andando fino a giugno, nell'arco di 6 mesi, escludendo tutti i third party che non hanno nessun tipo di legame con Xbox, quindi che non arrivano all'interno del Game Pass al day one, quindi che non usufruiscono di servizi di Xbox particolari, abbiamo avuto per il mese di gennaio Monster Hunter Rise, che è arrivato per la prima volta su Xbox e all'interno del Game Pass al day one. Abbiamo avuto lo Shadow Drop di Hi-Fi Rush, con le date confermate per altri 2 titoli che vedremo più avanti. Nel mese di febbraio, per il momento, c'è solo Atomic Heart, per il momento solo è Atomic Heart, un altro titolo di massimo pregio che arriverà all'interno del Game Pass al day one. Per il mese di marzo abbiamo Wulong Fallen Dynasty, che arriverà il giorno 3 marzo all'interno del Game Pass al day one, con la demo di cui abbiamo parlato prima, che è super atteso da tutti gli amanti del genere action hack and slash. Abbiamo MLB The Show, quindi il titolo di baseball sportivo, che forse qui in Italia non è proprio una hit del secolo, ma vi assicuro che all'estero è seguitissimo, specialmente negli Stati Uniti. E abbiamo Way to the Woods, un'altra esperienza videoludica del quale purtroppo non abbiamo ancora nessuna data precisa, però effettivamente arriverà al day one sul Game Pass. Passiamo per il mese di aprile, benissimo. Per oggi abbiamo solamente Everspace 2 su PC Game Pass, altro titolo di cui abbiamo parlato poco fa. Abbiamo la release ufficiale di Minecraft Legends, quindi un first party a tutti gli effetti di Microsoft, il giorno 18 aprile, e poi avremo successivamente The Last Case of Benedict Fox il giorno 27. Quindi anche qua 3 bei titoli nuovi di fiamma in arrivo. Passiamo a maggio, ma sì dai, tanto mancano 3 mesi, che cosa ci sarà a maggio? Bene, a maggio sono stati annunciati 3 titoli. Il primo è Redfall, che uscirà il 2 maggio, quindi l'ultimo lavoro di Arkane a tema vampiresco. Il secondo è Fuga Melodies of Steel 2, che arriverà il giorno 11, altro titolo super interessante, che se non avete giocato il primo capitolo, vi ricordo, è nel Game Pass, quindi andate a scaricarvelo e giocatevelo assolutamente. E il terzo è Amnesia The Bunker, il giorno 16, l'ultimo lavoro di Frictional Games, che prosegue nella storia, diciamo, dei titoli di Amnesia. Se ci mettiamo inoltre che da qui a giugno avremo, nell'arco della finestra temporale della primavera, anche Lightyear Frontiers, anche Planet of Lana, avremo la possibilità di ricevere altri Developer Direct, tra cui quello di Starfield, eccetera, eccetera. Non abbiamo ancora delle date di alcuni first party che potrebbero arrivare all'interno della prima metà del 2023, fino a prova contraria, finché non viene smentita sta roba, io ci voglio credere, ma comunque, a prescindere di tutto questo, e a prescindere di tutti i giochi che escono normalmente su Xbox e che non hanno nulla a che vedere col Game Pass, io davvero non so come ci si possa lamentare dell'ecosistema di Xbox. Fino a poco tempo fa, fino a dicembre dell'anno scorso, piangevamo la penuria di titoli di peso. In questi 6 mesi stanno uscendo solo i titoli che vi ho annunciato, sono titoli che non sono mai arrivati su Xbox o che sono stati rilanciati praticamente al day one. Con tutto sto popò di roba che arriva nei prossimi 5 mesi, io davvero non so come si possa dire Xbox non ha i giochi o ho lì la console a prendere polvere sulla mensola. Io, ragazzi, davvero non capisco. Con tutta sta roba che sta arrivando, davvero ce n'è per tutti i gusti, per tutte le tasche. Se fate conto, questi 4 mesi del Game Pass, comprandoli mese dopo mese, senza bonus, conversioni col gold, rewards, eccetera, eccetera, spendete 60 euro per 4 mesi di Game Pass e vi giocate
giocate tutta questa roba al day one. Davvero, di più di così io non so che cosa si possa chiedere. Tantissimi titoli inframmezzati all'interno delle varie release date dei first party sono un ottimo passaggio, collegamento all'interno dei vari palinsesti che stanno strutturando in Microsoft, che danno più respiro al catalogo per cercare di coinvolgere sempre più persone e avvicinare sempre più persone a diversi generi che non avrebbero mai provato prima. Questo, ragazzi, vuole essere sì un video di sfogo se vogliamo, ma un video più che altro per farvi riflettere. Spesso e volentieri aspettiamo con ansia il gioco della vita e ci tappiamo gli occhi su tutto ciò che arriva nel frattempo, con la smania di arrivare a quel traguardo, perdendoci tutto il viaggio intanto nel frattempo, per poi magari arrivare a un punto in cui quel gioco non ci soddisfa al 100%, perché ovviamente ha qualche difetto, qualche imprecisione. Adesso sembra che tutti i giochi debbano uscire perfetti da 10 su 10, altrimenti scaffale, perché ho sentito anche ste robe qua. Per cui davvero godetevi il viaggio, esplorate l'ecosistema, troverete delle informazioni per esplorarlo al meglio sempre qui a bordo del mio canale. Ditemi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti, se attendete dei titoli specifici, se siete così contenti di questa prima metà del 2023, di quello che è stato annunciato finora, perché potrebbe essere annunciato chissà sa che cosa in un eventuale futuro. Ubisoft Plus, nuovi giochi in arrivo, Developer Direct, davvero solo Odino lo sa. In qualsiasi caso vi aspetto qui sotto nel box. Detto questo, ragazzi, non mi resta altro che augurarvi, come sempre, buon divertimento, gamers, e alla prossima.